ragazzi e benvenuti. Io questa sera volevo presentarvi non un unboxing, ma più che altro una presentazione di una staffa per autoscatto, un selfie stick diverso dal solito. Ovviamente è predisposto per l'attacco GoPro, ma noi sappiamo benissimo che per ogni tipologia di attacco noi possiamo andare ad invertirlo, a modificarlo, rendendo l'attacco per fotocamera, l'attacco per cellulare, l'attacco per GoPro, quello che sia. Dunque, io l'ho preso dai cinesi, quindi non è Amazon, la marca è della Link, abbastanza conosciuta tra le cinesate, e il modello è il GP042. Perché questo e non un selfie stick normale? Perché questo qui è un... Io ora ci ho attaccato con il suo attacco la mia Xiaomi 4K con il frame in alluminio di protezione. Dunque, perché questo e non gli altri? Perché intanto è modulabile e quindi possiamo... Andiamo a vedere, intanto allentiamo i morsetti qui e vediamo come si articolerà. Si articola in questa maniera qui. Qui abbiamo un pulsante sgancio di sicurezza che farà prima posizione, primo scatto e poi libero. E si articola in questa maniera qua, poi ognuno se lo stringe e se lo blocca a suo piacimento, o avanti o indietro, poi quello è relativo. Perché questo? Perché ti lascia libero arbitrio su qualsiasi tipologia di selfie. Non è un classico selfie stick, perché noi sì, possiamo creare, è vero, la nostra asta selfie stick classica, così come la conosciamo. È pur vero che ci allontaniamo di molto qualora, perché i materiali lo permettono, andare sott'acqua con la nostra GoPro o Action Cam, oppure articolarla in mille maniere per essere più creativi come vogliamo noi, come la vogliamo interpretare. Possiamo per esempio, non so, allungare tutto, faccio un esempio, e metterla così, a tracolla così, magari con il grandangolo, e ci inseguiamo mentre noi camminiamo, oppure possiamo alzare questa qui e metterla in maniera da poter riprendere mentre noi siamo in piedi, all'altezza quasi delle caviglie, per fare delle riprese rasoterra molto particolari. Possiamo farla qualunque, ma ancora la cosa ancora più comoda che ha e che è nascosta in se stesso è questo. Il fondello è dotato di una chiavistella come queste qua, di plastica. Il materiale, ragazzi, non ci aspettiamo materiali, sono aggeggini da 10 euro, voglio dire, non è che ci dobbiamo aspettare materiali di prim'ordine, però nel manico è nascosto un comodo treppiede. Questo treppiede, girando, quindi praticamente si estrae in questa maniera qua. Noi lo giriamo, lo riavvitiamo e abbiamo il treppiede classico. Facciamo l'ultimo scatto. Adesso abbiamo il treppiede classico, eccolo qua. E lo usiamo come ripresa statica, come cavalletto da tavolo, da scrivania, o qualsiasi uso ne vogliamo fare. Oppure togliamo il tappettino che è ad incastro, sono delle lamelle, e diventa un treppiedi piccolo, lunghezza 10 cm circa, con l'attacco classico GoPro da poter avvitare la nostra Action Cam, ma va bene anche con una cinese. Questa per esempio è una cinesina 4K, di quelle economiche che io uso quando non voglio mettere a rischio la mia, tanto si sa che nell'Action Cam tutti quanti che vogliono montare microfoni vogliono dire, ma l'Action Cam deve lavorare senza audio, ragazzi, quindi a me del case subacqueo, che sia con audio, che sia senza audio, poco mi interessa, perché tanto io ci monto la musica, anche perché sott'acqua, che audio devi andare a riprendere. E questo era tutto, ragazzi, era una piccola presentazione di un aggeggino da 10 euro, molto 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 simpatico,
che potrebbe tornare utile a qualcuno di voi. L'impugnatura è in gomma, al tatto è molto piacevole, le aste sono, i chiavistelli sono di plastica, mentre le aste e i pulsanti sono in alluminio opaco, molto, molto carino, molto piacevole al tatto. No, scusate, ho sbagliato, è plastica anche questo, pensavo fosse alluminio perché sotto la luce mi sembrava, lo sto aprendo con voi per la prima volta anch'io. Quindi niente ragazzi, questo era il tutto, una piccola e veloce presentazione di un'asticella da 10 euro, dalle multifunzioni, la possiamo utilizzare in mille maniere, non la troviamo su Amazon, non la troviamo su eBay, non so per quale motivo, strano ma vero, ma la troviamo nei negozi di cinesi che abbiamo sotto casa tutti quanti noi, e quindi chi volesse avere in un'unica soluzione un piccolo treppiedi, un'asta per andare sott'acqua, un'asta per fare effetti speciali, perché comunque ragazzi, io ve lo dico, fare una ripresa rasoterra mentre magari corri nei prati con un grandangolo spinto, c'ha il suo perché, insomma la fantasia ragazzi. Le action cam nascono per video di fantasia, nascono per creare un qualche cosa di particolarmente strano. Questo ce lo permette con 10 euro. Quindi se vi è piaciuta la recensione mettete un like, se non vi è piaciuta, tanto penso che questa la posterò sul gruppo Xiaomi 4K, perché gli amici magari ne possono trarre vantaggio, ma perché no, tutti quanti quelli di qualsiasi tipo di action cam. E con questa vi saluto, vi auguro una buona notte e arrivederci alla prossima occasione. Ciao ragazzi!